Buongiorno, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo videoblog, ma questa volta sì. Continuerò a fare videoblog. Come se non ci fosse un domani. Yeah! E vai. Allora, dunque, oggi è un giorno bellissimo per me perché vado finalmente a togliere la. Vabbè. Stavo dicendo la fesseria, ma mi domando la dico, vabbè. A farmi la ceretta dalla setista perché ne ho bisogno. E quando sarò tornata dal setista sarò come nuova, più o meno siamo lì. E niente, comunque buongiorno a tutte e a tutti, non so se l'ho detto prima, ma lo dico adesso. Lo ridico adesso. E niente, cosa dirvi di bello? Mi sono svegliata piuttosto bene, mi sono fatta anche una bella doccia perché così almeno sono bella pulita, idratata, profumata e il resto. Però almeno l'estetista non deve. Lo so che non è bello da dire, ma non prende brutti odori. Come giusto nel caso, scusate se lo dico, ma è la verità. Non mi devo mettere né creme né niente di niente, perché se io metto creme o cose, è normale che se metto la crema mi si strappa la pelle. Quindi non ho messo creme, non ho messo deodorante, l'ho messo. Un ciccinino, pochissimo, ma pochissimo, perché il deodorante sinceramente non ce la faccio a metterlo, quindi l'ho messo. E mi ho messo anche un bel reggiseno perché non mi voglio farmi vedere, di farmi vedere il davanzale, quindi ho detto anche se si vede un pochettino, ma almeno è coperto da un reggiseno un pizzo nero. Vabbè, non si può dire, ma io l'ho detto lo stesso, ragazze. E niente, che dire, non so se riuscirò a portarvi con voi in giro mentre vado all'estetista. Se fosse così, va bene, altrimenti vuol dire che questo pezzettino stopperò il video e poi lo ricomincio in un altro momento. Riprenderò le cose che faccio in un altro secondo momento. Vediamo, perché ci ho voglia di farvi vedere un po' della mia vita vera, anche se non si può fare perché. Non è sempre che ho momenti belli, ma anche momenti un po' no. Mi piacerebbe riprenderli, non perché voglio farmi troppa brutta impressione su di me. Però, ragazze, dovete vedere la vita reale, quella che io non voglio far vedere, quello che non è reale. Perché è un conto dire, ah, tutto rose e fiori in casa mia. No, non è così. Non è per niente così. In casa mia non è rose e fiori nulla. Perché se io dico sì, mi fingo bella qui e là, e poi nella realtà sono tutta un'altra strofa, non ci siamo, vuol dire che, cioè, mi faccio un esempio. Se io mi mostro in una cosa su YouTube e poi nella realtà sono tutta un'altra cosa, vuol dire che secondo voi sono falsa. E sta cosa non mi piace proprio. Quindi ho voglia di aprirmi un po' di più a voi, anche se in realtà a volte potrei dire che ho un carattere di cacca, ma è la verità perché un po' di carattere di cacca ce l'ho perché è così. Voi direte: ma sì, che sei intelligente, sei brava, sei gentile. Aspettate quante volte ce la meniamo con mia nonna. In che senso menarmela? Nel senso che ci bisticciamo di brutto, ma sono bisticci non tanto brutti, però a volte me la prendo per una cosa che non è utile, che non ce n'è bisogno, ma lei mi risponde per le rime e a volte anche quasi sempre, anzi senza quasi, ha ragione, quindi no comment, vabbè, no comment non per lei, per me, perché anche io ho un carattere, lasciamo perdere che cosa, che trovo il tempo che trova, quindi mi offendo quasi per niente. Se lei mi dice non fare in questa maniera perché mi dà fastidio, io insisto e dopo un po' scattano le sgridature, ovvero mi sgrida per cose che a volte ha, anzi no, perché dico a volte, ha quasi sempre ragione, dai, c'ha ragione. Quindi se lei mi dice, non mi dire così o non fare questo gesto così perché non mi sta bene, e io alla fine se faccio, a volte mi metto a imitare le persone. A volte mi faccio la voce di un altro, così via.
Vedete che io non sono rose e fiori come mi vedete voi. Non mi potete, cioè, non è che non voglio che mi dite che sono brava, che sono qua, perché non sarà pur vero, però, come si suol dire, anche io ho delle carenze che non sono belle da notare e da mettere in evidenza. Perché è vero, tutti, ognuno di noi se le mette in una bilancia, come diceva mia nonna, appunto, ha un difetto. Anche un pregio, ma ha più difetti che altro. Però tutti abbiamo degli difetti, nessuno nasce perfetto, nessuno cresce perfetto. Se un albero lo pianti storto, nasce storto. Se un albero lo pianti dritto e le metti un qualcosa per stare dritto, allora nasce dritto. Ma io sono nata come sono nata. No, non voglio dire che sono nata storta, però ho un carattere che non è il massimo. Ci sto lavorando su, ragazze, non è la prima volta che ve lo sto dicendo, ve lo dico, ve l'ho accennato un sacco di volte, ma voi continuate a insistere che secondo voi sono dolce. Dolce è una parola grossa, aspettate a dirlo se oggi riesco a fare un vlog di quelli belli tosti, come so dire, con la maiuscola, con la maiuscola, che sto dicendo? Con la T maiuscola, belli tosti, perché il vlog, di vlog è una cosa allucinante, perché... Perché sì, ragazzi, avete capito bene, io non sono la perfetta che credete voi. Come il carattere del cavolo che ho io, non ce l'ho nessuno. Tant'è vero che una youtuber, non so se era una youtuber o una haters, non ne ho idea, una mi ha scritto in un canale, cioè vabbè, avevo un canale dell'anno scorso, no? Come mai l'ho tolto qui e là? Non l'ho tolto. L'ho eliminato perché avevo troppi avvisi di copyright, l'ho già detto nei video di presentazione. Non c'è bisogno che vi dico tutto da capo. Se volete andate, ve lo vedete, io dico tutto lì. Comunque, se volete, ve lo linko qua sotto il video di presentazione, qua sotto l'info box o anche nel menu di informazione. E vi dico che secondo me non è il massimo che io devo comportarmi intanto così con mia nonna. Quindi, vabbè. Diciamo per altre. Comunque, sì, per non tirarmela troppo per le lunghe, anche se questo video sarà bello lunghetto, già lo prometto che sarà bello lungo, ho intenzione di portarvi con tutto per me, con voi per tutta la giornata, con me, anzi, per tutta la giornata, se riesco, perché non è detto. Comunque, non è possibile che tutte le volte che qualcheduno mi dica quanto sei dolce. Sì, sarà dolce, ma comunque io ribadisco, aspettate a dire che sono dolce, perché non è sempre che sono dolce. Cosa volevo dirvi? Ah, sì, che praticamente non è sempre che io riesco a essere gentile con tutti, perché tante volte me la prendo come dico. Sì, appunto, per una cosa futile e non è bello. Comunque, cosa volevo dire? Che sì, ogni volta mi devo sempre ripetere da capo che non è facile il mio carattere, non sono tanto sopportabile. E nell'ultimo canale che avevo ancora su YouTube, aspettate un attimo che torno subito. Allora, ed eccomi. Dunque, ero andata al bagno, quindi eccomi di ritorno. Dunque. Cosa volevo dirvi? Ah, sì, che il canale che avevo prima, non l'ultimo canale, il canale che avevo prima, ho raccontato anche il Drama Life, che ho intenzione di rifare. Sì, ho intenzione di rifare da capo il Drama Life, sarebbe la storia della mia vita, il disegno della mia vita, che poi non sarà tutto, non sarà chissà che questo racconto della mia vita, però ho intenzione di, se non che... Se non è che alcuni di voi già mi conoscono, ma non credo, non lo so, non ne ho idea, ma penso di sì perché alcuni mi conoscono. Comunque lo rifarò lo stesso, il Drama Life. Allora, cosa dirvi? Che ho intenzione di dirvi che in un ultimo video del canale che avevo prima, che avevo superato la soglia di 1000 iscritti, praticamente... come si può dire, uno aveva scritto, non so se era un hater o non mi ha scritto, non ho idea, povera tua nonna che ti sopporta, aveva scritto, e vabbè, lì non so se dare ragione o meno, ma
Può darsi che avevo ragione, perché in effetti mio nonno mi sopporta anche tanto. Quindi, vabbè, no comment, non per lei, ma per me. Quindi, anche se lei mio nonno mi sopporta, però mio nonno mi sopporta in una maniera non brutta, ma dolcissima, perché mia nonna è più dolce di me. Io sono dolce, ma un tantino così, perché tante volte quando rispondo, rispondo da, a livello da vomito. Voi direte, perché dici così? Sei brava, sei intelligente. Ah, occhio con le parole, ragazzi miei, perché intelligente è una parola grossa. Uno intelligente quando risponde di merda, scusate il termine, ma non, quando non risponde male, scusate, perché se io rispondo male non sono più né dolce, né brava, né intelligente. Uno anche se può contare fino a 10, fino a 5, fino a quanto vuole. Però bisogna sempre rispondere con educazione, anche se a volte è difficile, soprattutto con le patologie che ho io, rispondere. Io a volte non riesco a contare, perché mi rispondo di istinto, ovvero rispondo così, di impulso, come mi viene rispondo. Lo so, a volte dovrei trattenermi e aspettare un pochettino, ma dipende come mi si parla, il tono che mi si assume, se si pensa che io. Anche se sono, no, anche se io non sono, no, anche se sono, anche se non sono il massimo del massimo, mi si pensa che io sia un po' fuori di testa. Sarò fuori di testa, ok, ma a me certi toni non mi piacciono. È vero, forse è un tono per farmi capire bene come stanno le cose, per, scusate, ma sto guardando quanto sto parlando perché vedo che i minuti scorrono. Comunque, non voglio preoccupare del tempo perché tanto. Allora, per tornare a rilasciare il discorso al mio carattere, io non sono il massimo rispondendo bene, e quindi infatti quando rispondo così, già dico, perché ho risposto così? Cosa ho fatto di male per rispondere così? E, anzi, cosa mi ha fatto di male la persona, il mio interlocutore, verso di me, che mi parla con gentilezza e con garbo. E infatti io mi chiedo, ma come posso reagire alla persona che mi ha fatto o mi ha chiesto qualcosa di con garbo? Perché io ho risposto così? Oppure perché io ho avuto questo comportamento di risposta un po' Appunto, dovrei aver detto una cosa un po' sbagliata. Dovrei, per esempio, se mio nonno mi dice mi prendi questo o quell'altro, io dico no, te lo puoi prendere tu oppure no. Vacci tu, per esempio, vai a prenderti questa cosa che ti interessa tanto. A volte rispondo: no, vai tu perché io ho altro da fare. No, la risposta intelligente potrebbe essere: no, no, io vado quando me la sento, perché in questo momento o faccio altro o vado subito o mi preparo e vado all'istante dopo che ho finito di prepararmi. A volte io rispondo di. Non rispondo benissimo, ecco perché vi dico che non ho un carattere proprio simbolico, proprio non sono proprio un bel esempio, ecco perché vi dico non prendete ad esempio perché non sono una granché signora a volte, o quasi sempre. Non so che, lo so che a volte voi, adesso come io pubblico questo video, piano piano che pubblico il video mi direte, ma perché fai quello che ti senti un po' tonta? Non è che mi dico che sono tonta, ma vi sto dicendo aspettate a dire che sono dolce, aspettate a dire così, perché non ho un carattere bellissimo. Non mi voglio fare quella che sono, faccio la vittima. Sì, sto facendo la vittima, ma è per il semplice motivo che ve l'ho detto, non sono tutta rose e fiori, come mi vedete voi, perché a volte ho un carattere di. Avete capito? Non voglio dire troppe parolacce perché poi YouTube mi blocca, quindi capite bene quello che vi sto dicendo perché è la verità. Comunque, a parte il mio carattere di che non è bellissimo, né presentabile, quando voglio essere gentile, sì, lo sono, quando no, avete capito? Vaffanbrodo, perché è la verità. E c'è chi a volte veramente mi manda a quel paese quando non è proprio di me. Devo dire la verità, non sono semplice. Come dice mio zio o come diceva mio padre,
Anzi, come dice mio padre, che bravo ti capisce. O che ti capisce bravo, come si suol dire. Vabbè. E niente. Aspettate, guarda che ore sono. Aspettate, sono le 8:54. Quindi alle 9:30 devo partire. Prima delle 9:30 devo partire da casa, devo uscire da casa per andare all'estetista. E quindi niente, mi devo fare tutto il resto del corpo, però tutto no, ascelle, gambe, inguine, braccia e basta. Ah no, anche il viso ovviamente, perché vedete come sono baffetti, sopracciglia che sono da rifare, i peli del mento, e vabbè, basette, più ne ha più ne mette. Quindi ragazze, non posso dirlo, ma lo dico, sono una foresta amazzonica. Già, sono una foresta amazzonica, che ve lo dico a fare, è così ragazze, sono proprio una foresta amazzonica. Voi direte, adesso esageri con queste cose, ma perché fai così? Perché sì. Sì, sono una foresta amazzonica, che ve lo dico a fare, ogni quanto mi faccio il pelo, neanche ve lo dico perché, sì no, scherzo, a parte le storie, no. Il pelo me lo faccio, va bene, il pelo, la ceretta. Diciamo, me la faccio ogni 2 settimane, se no un mese in meno. Mi ricordo comunque una volta a settimana vado all'estetista, non sempre perché non ho tutti questi soldi da dare all'estetista, ma quel poco i peli che ho, ogni tanto faccio un rasoio, ma una strappata di ceretta me la faccio da sola. Non è sempre che riesco a farla bene. Ed è che per questo che vado all'estetista, perché dipende come mi strappo il pelo, mi porto via mezzo. Vabbè, non ne voglio parlare perché non è bello da dire, ma sì, ci siamo capiti, mi porto via l'anima ogni volta che mi strappo il pelo. Ah, si serve chi può, perché non sono bravissima. Ribadisco, non sono né un estetista né una professionista di trucco, sono una make-up addicted, ovvero sono una profana del trucco, ma anche se me ne intendo quel pochino che me ne posso intendere, sì che posso capirci, diciamo, mi piace truccarmi, essere appassionata di trucco, ma non sono professionista tutto a livello professionale, appunto, non sono professionista. Faccio quello che posso, sono una, sì, si può dire didattica, come si dice, una didatta, sì, didatta. Mi piace truccarmi come mi piace farmi la ceretta, ma non sono bravina né nella ceretta né nel trucco. Forse devo migliorare qualche cosina perché non sono al massimo, però non sono così malaccio, diciamoci la verità. Nel trucco devo ancora imparare un pochettino e ne ho di strada da imparare. Non voglio fare corsi di trucco perché costano una fucilata, però non mi dispiacerebbe apprendere ancora di più dai video di tutte le ragazze che sto seguendo finora. Quindi tanto di cappello a me se riesco a imparare qualcosa di più dal trucco via YouTube, via Instagram o quel che è. Perché ho intenzione di... Ah, se avete sentito dire quel che è, anche se non sono toscana, però adoro parlare così. Alla buona, come si dice. Comunque, sono molto contenta di poter imparare, di apprendere quello che posso capirne di più di trucco tra YouTube e chi più ne ha più ne metta. Quindi, se da traceretta e trucco e parrucco, top, fantastico. Solo che ancora, come vi ribadisco, ho tanto ancora da imparare, sia nei tutorial. Sì, è vero, non è la stessa cosa impararlo come si dice, dal vivo, anziché su questa piattaforma, su questa scatola che voi vedete. Quindi vabbè, niente. No, dicevo niente nel senso che non è facile per me, cioè sarebbe facile, scusate, no, mi sto un po' sfogliando, non so come succede, vabbè. non sono neanche emozionata, sarò ancora un po' assonnata, però non me ne vogliate, ma piano piano mi sto riprendendo parlando con voi. Ho fatto colazione, ho fatto anche la doccia, come vi ho detto, però si vede che ancora sono mille sogni nel sonno, vabbè, nulla, dettagli.
Stavo a dire che comunque sì, ho intenzione di prendere la strada di diventare brava nel make-up, anche se non farò mai un corso di trucco perché no, non è che non me lo posso permettere, non ho voglia di imparare a andare, cioè non ho voglia di sentimentarmi a disturbare le persone per andare, i miei zii, andare a, come si dice, in una scuola di trucco perché non mi va. Preferisco imparare attraverso YouTube. Finché esiste YouTube, imparo. Finché c'è quello. E poi il resto si vedrà, ok? Io mi sa tanto che tra poco metterò a fatto di rimuovermi lo smalto. Perché non posso andare dal dentista con questo smalto del cavolo. Perché vedete come è sbeccato. Sì, ora è ora di toglierlo. Aspettate, guardo che ore sono. Allora, sono le 8:59. Tra le 9:10 e le 9:15 forse è meglio che mi accingo a uscire di casa perché non si sa mai che poi faccio tardi e mia nonna poi incomincia a dirmi là, ti prepari? Quindi nel frattempo mi rimuovo questo, ovvero mi rimuovo lo solvente, ovvero il solvente per unghie, che questo l'ho pagato una cifra che non so neanche quanto. In matematica non sono il massimo, però se non erro 1,50 neanche, non mi ricordo. Comunque non importa, questo c'ha 25 ml di prodotto per 12 mesi di scadenza. Sì, vabbè, comunque è rimasto un tantum così. Allora, niente ragazze, ci vediamo dopo perché nel frattempo rimuovo lo smalto con tanto di cane che abbaia, vabbè. Ok, mi ho levato lo smalto e con qui. Non vi posso vedere come lo levo perché tanto non ce ne sta il bisogno, beh, credo. E tanto in un attimo lo levo e basta. Comunque nulla, mi ho levato lo smalto. E sì, ne è rimasto un po' un residuo qua, ma poi tanto devo rimetterlo, quindi non si vedrà una mazza. Allora, tanto mi ho levato anche quel residuo proprio che ci stava qui, quel pochino di residuo che avevo di matita qui e di gel fissante perché era rimasto da ieri. Sì, è vero, l'avete capito. Non mi sono struccata ieri sera, sono andata a letto con le sopracciglia più o meno disegnate, ma non lo diciamo a nessuno, anche se oramai lo vedranno tutti sto video. E non ho voglia di struccarmi perché ero stanca. No, allora diciamoci la verità. Ero struccata, ero truccata solo nelle sopracciglia, ma il viso non era truccato perché con la maschera io, chi volete che mi guidi, che mi veda con la maschera qua? Vabbè, gli occhi possono essere truccati quanto volete, ma mi trucco solamente per fare video su YouTube, essendo in questo periodo di storico che sappiamo, ma il resto, quando sono fuori, mi trucco solamente le sopracciglia. E al massimo se ne ho voglia e se appunto se mi va metto un po' di sì se ne ho voglia di mascara e di riga di matitina qua all'interno dell'occhio e anche sull'occhio sopra l'occhio cioè qua anche se ho, i miei occhi sono abbastanza piccoli quindi non si vede niente quindi vabbè dettagli io metto lo stesso la matita perché mi piace sentire al completo pur cacao per far respirare un po' le labbra anche sotto la mascherina e sono a posto. Ovviamente me lo vedete, ragazze, perché sapete che l'igiene orale sotto la mascherina ci vuole come giusto che sia. Già. E basta. Adesso io guardo che ore sono perché non voglio perdere l'appuntamento dall'estetista. Sono 9:07 minuti. Sì, ragazze, ci siamo quasi. Vabbè, ci siamo ancora no, perché sono 9:07 minuti. Però onde evitare di ritardo, il ritardo dal setista mi preparo. Burro cacao non me lo metto perché ce l'ho in borsa, come potete ben vedere. Attendete un attimo, aspettate che torno subito. Allora, ecco qua. Dunque, avevo preso la borsa per farvi vedere che come borsa prendo sempre questa qui. Voi direte, oh, ma che bella borsa. Eh sì. Ho una bellissima borsa e mi piace, ma preferisco quell'altra che ho di là. È un po' ingombrante, però mi piace lo stesso. Ne sono innamorata pazza. Perché è vero, è esagerato dire che sei innamorata di una borsa. Però ogni cosa vuole anche l'occhio la sua parte. Sì, non so se si dice così o meno, ma
Ho detto quello che è la verità. Questa borsa è bellina perché c'è la tracolla, quindi ok. Sì o no? Sei a posto? Cosa stai Sto vendendo? vloggando. Ah, Sì. ma per poco. No, per poco no. Sono appena iniziato. Ah o no? Sì. Lo so benissimo. Allora, attendete un attimo. Alle 9:30, controllato. Non riuscì prima, Sì, vera? Alle lo so, appena puoi uscire. 9:20. Ah, va bene. E niente, abbiamo concordato che usciremo per le 9:20. Benissimo. Dunque, vi stavo dicendo quello lì si può portare sia con i manici, non so se l'avete notato, quella borsa lì, sia a tracolla. Io diverse volte a volte la porto con la tracolla perché mi viene più comoda per prendere le cose da dentro. Nel contenuto, se mi serve qualcosa la prendo proprio senza che mi devo stare lì a menarmela per aprire la, come si chiama, i manici. A volte la porto con i manici a braccio e tante volte appunto con la tracolla, però cerco di tenerla il più possibile con la tracolla. Sì, ragazzi, io mi piace essere più pratica quando voglio portare la borsa di là. Quella borsa che appunto vi ho fatto vedere poco fa, porto quella borsa a tracolla perché è più comoda e appunto ci sto meglio. Allora, l'outfit di oggi non è nulla di che, ma è un outfit perché mi serve prendere l'estetista appunto a depilarmi, quindi vabbè, niente. Allora, non so come farvelo vedere l'outfit, vabbè. Ciao. I pantaleggings che poi è una tuta presa al mercatino, una specie di pantalone tuta o leggings, come lo vogliamo chiamare, vabbè. E questa maglia qua. Aspettate, che vi faccio vedere. Vedete qui? Questo è una tuta, sì. Un pantalone, vedete? Poi ho gli stivali che sono sempre gli stessi della Enval Soft. Questi qua, non so se si vedono. Questi qui e niente, poi il resto metterò sempre il solito, come si dice, il solito cappotto, quello double fax che vi ho fatto vedere anche su Instagram. Se riesco a fare una foto e ve la metto su Instagram, non ve la metto subito perché preferisco aspettare a mettervela perché si razza. Non lo so, sono fatta così. Io ho deciso di fare le foto quando mi va a me, quando più mi va a me. Per una questione di... come dite voi? Non lo so neanche io, vabbè. Niente. Avrò detto qualche fesseria, non importa comunque niente. Ah, a proposito di acquisti che ho fatto l'altra volta, vi ho svuotato la spesa che io non sono riuscita a fare. Mi ha preso questo. Qua, che ho terminato, anzi li sto terminando, i Dream, come li chiamano altri youtuber, da 100 veli, veline, 3 veli, 100 fazzoletti, sì, vabbè, ci siamo capiti. Ne ho preso un altro doppione, perché no, doppione no, però, ho comprato questi all'Eurospin, mi ci trovo benissimo, e perché no, vanno a gonfie vele, vanno via come il pane, e top, mi piacciono. Anche perché li uso come per il trucco. Quando non mi faccio video, quando non faccio foto, io registro, cioè mi trucco anche così, tanto per stare bene con me stessa in casa. Mentre guardo la TV mi trucco, se devo uscire a fare un appuntamento di qualsiasi genere, mi trucco e poi torno a casa, mi sto un bel po'. Faccio una specie di test su strada senza né social né niente di niente, cioè senza YouTube, senza Instagram, Twitter o TikTok, eccetera, eccetera. E poi ovviamente arrivo alla sera che anche se sono stanca, dalle, che anche se non ho voglia mi distrucco lo stesso. E se volete sapere il mio punto
come si può dire, il mio punto di forza, sì. Quando non voglio struccarmi, mi faccio autocoraggio dicendo: se non hai voglia di struccarti, almeno farlo per la tua pelle, perché la tua pelle potrebbe risentirne se non ti trucchi, se non ti strucchi bene. Infatti io arrivo alla sera che, anche essendo stanca, prendo coraggio, penso, non so, a cosa potrei essere da vecchia. Quindi dico, perché non proviamo a struccarmi e vediamo un po' come reagisce la mia pelle? E infatti, anche a volte quando sono stanca mi strucco e mi strucco con Garnier, mi acqua micellare, poi mi risciacquo tutta quanta, ovviamente facendo un'aromaterapia, perché anche se non è un'aromaterapia l'acqua va bene lo stesso, fa lo stesso. E poi no, non metto musica, se quello che volete sapere, non metto musica né niente né candele, però immagino di essere in un'atmosfera in sotto forma di relax. Ti relax, esatto, l'ho detto anche l'americana, ma va bene così. Mi metto sotto forma di relax, immagino di essere, non lo so, da qualche parte a prendere un po' di energia positiva, tipo, che ne so, ai Caraibi, che ne so, vabbè, ho fatto un esempio stupido per farvi capire a voi. Mi rilasso facendo la mia bella amata skincare tra cremine, Garnier, gel per rimuovere tutti gli eccessi di trucco, quel poco che ne rimane, i residui sarebbero, e poi ovviamente scusate, ero mai sottofondo, ma io non li copro stavolta perché mi è stato detto che si sente tra un tratto e l'altro la musica che metto e la voce si sente quasi zero, quindi evito di mettere musica stavolta. Aspettate un attimo. Sono le 9:15, sì, quindi devo quasi quasi andare. Comunque vi dicevo, ragazzi, io vado perché il tempo è finito, quindi ci vediamo in un altro video a parte, perché ahimè è terminato il tempo. Quindi niente, se questo video vi è piaciuto, mettete un like e ne farei un altro quando torno dal sitista. Se riesco a caricarlo, perché non è detto che riesco a caricare il video. Vlog, quando torno io vi metto il sì, avete capito, vi metto il video dell'esito di come sono stata, se mi sono rilassata o meno. Ovviamente non vi metto chissà che, vi metto che sono stata tutta depilata, ma non vi faccio vedere che cosa, come, dicendo, insomma, vi dico, mi sono rilassata, sono stata bene, ho chiacchierato, ho scambiato qualche parolina e basta. E poi basta, non so altro cosa dirvi. Comunque, a presto. Se vi è piaciuto il video, poi mettete un bel like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao, un bacio, buona vita a tutte e ci vediamo per un prossimo video. A presto, ciao.